Particolarmente contento di presentare Solonico, perché Ramit è uno scrittore che io amo moltissimo, una persona che è pura, ha una bellezza che traspare dai libri, che quando ho saputo appunto che il libro è in uscita abbiamo chiesto con Maldina, abbiamo chiesto se saremmo potuto presentarlo il giorno proprio dell'uscita in libreria. Abbiamo tentato di farlo. Il sole sorge pigro dietro la collinetta con la cupola dorata, ma la sua luce già la vedi riflessa sulla punta perennemente innevata del Damavand. Tolgo i lucchetti e apro le gabbie che ormai occupano i due lati della terrazza per tutta la sua lunghezza e guardo i miei colombi di svariati colori uscire fuori a coppie a salutarmi. Cambio l'acqua dei catini e lascio che si dissetino. Mi girano attorno sbattendo le ali senza sollevarsi neanche di un centimetro da terra in attesa che gli dia il cibo. Quando li vedo tutti ben svegli, prendo in mano la mia asta con la bandiera rossa e comincio a sventolarla. E loro sanno già che i semi di grano e il pane secco che pretendono e che mi costano tutta la paghetta settimanale, forse qualcosa di più, se li devono guadagnare portandomi giù dal cielo qualche colombo solitario o confuso appartenente ai miei amici. Io dato alla terra, ma con la mano sulla fronte ti scruti dall'alto. Sei lì, soprattutto e tutti, a eseguire capriole in una danza, una, due, tre, quattro volte, e poi di nuovo a far alternare la terra al cielo e il cielo alla terra, a spostare a destra e a sinistra il tuo peso con le ali ben tese per goderti la gioia di scivolare su una lastra di ghiaccio invisibile. Ti lasci poi attirare dal vortice che hai vinto con la tua forza impalpabile, diventi palla e come catturato da un mulinello ti abbandoni verso il vuoto facendoti cullare. Allora, buonasera a tutti. Siccome gli argomenti che tratto normalmente è facilissimo scivolare nella retorica, l'unico sguardo che mi permette di non cadere in questo tranello è quello di raccontare la storia e le vicende iraniane attraverso gli occhi di bambini che non giudicano, ma prendono e elaborano nel loro, dal loro punto di vista. Riesco a calarmi bene, diciamo, in quel linguaggio. Uno dei motivi è quello. Il secondo, che non è più plausibile come risposta, è che forse non sono mai creduto. Quindi la prima è provarci. Prima chiamo su risposta intelligente, la seconda è che forse da quel periodo lì non sono mai uscito, nel senso che sono venuto via dall'Iran che dovevo compiere 15 anni, ci sono tornato dopo 10 anni per 5 settimane e non in questi ultimi 30 anni non ci ho mai più messo piede. Quel periodo di vita, cioè i miei primi 15 anni di vita sono rimasti congelati nella mente. Ripeto, siccome non voglio cadere nella retorica di parlare bene o male della religione islamica, parlare bene o male della rivoluzione, parlare bene o male, cerco di raccontare le cose attraverso i fatti, attraverso gli eventi, attraverso i sentimenti che potevo provare un ragazzino che ha detto della rivoluzione aveva 12 anni e durante la guerra, quando è cominciata la guerra, aveva 15 anni e poi ha lasciato l'Iran. Quindicenne, già un anno e mezzo dopo che era io. So a memoria un solo verso del Corano, a parte quello della preghiera. E quel verso del Corano era la risposta perfetta a quella domanda. Do questa domanda, da lì poi divento simbolo di fede nella mia scuola. Perché da uno che fino al giorno prima passava tutto il tempo in punizione, chiamavano continuamente i genitori per mettermi in castigo, da un giorno all'altro sono diventato il ragazzo più rispettato di tutta la scuola. A posteriori, pensando, cioè, quell'evento lì è stato un puro caso, ma era proprio un esame teologico, perché ci volevano proprio vedere chi apparteneva a una famiglia religiosa e chi apparteneva a una famiglia laica. Il trucco era lì. Quell'esame lì mi ha dato il modo di conoscere due insegnanti, che racconto cambiando di nomi,
Uno era un sufi, cioè una visione della fede mistica, e un altro era un integralista legge. Io questi due personaggi poi non ho raccontato più nel romanzo, che è un romanzo che c'è alla fine del 81, praticamente fino a quando ho lasciato l'Iran. Questi due professori sono andati, quando sono tornato in Iran nel 91, sono andato a trovarli. Sono andato addirittura al Ministero della Cultura per cercare di sapere chi si vuole insegnare, insomma sono riuscito ad andare a cercarli e entrambi si ricordavano di me, perché è diventato il poco di entrambi e ognuno cercava di tirarmi tutta la sua parte. Tutto per una cosa che sapevo. Tutto per un versetto, A distanza di una settimana sono riuscito a scovare anche l'altro professore, stavo facendo gli esami di riparazione, sono entrato, ho salutato, aveva dei ragazzini, insegnava alle medie, era un ragazzino che non sapeva assolutamente niente di cose delle fedi, era un professore di religione questo. Allora lui fa, guarda, io per non bocciarti, gli ha guardato le mani, fa, le mani, le unghie lunghe e sporche, vai a casa, tagliatele e torna, così ti do 10 ventesimi e non ti boccio. Poi dopo mi ha accompagnato col suo motorino fin sotto casa, raccontandomi che in questi 10 anni, anzi, fino all'88-89, quando poi è andato al potere Rafsanjani, cioè diventato presidente della Repubblica Rafsanjani, in quei 8 anni lui aveva lavorato per i tribunali religiosi, tribunali rivoluzionari, e mi ha raccontato tutta una serie di persone che erano andate a uccidere, praticamente condannate a morte. Ed era dispiaciutissimo perché continuava a dire ci hanno impedito di fare quello che dovevamo fare per realizzare la vera Repubblica Islamica. Malgrado la Repubblica Islamica già nel 1990 fosse una schifezza con la tedesca, forse un po' meno, ma comunque questo era l'altro professore. Perciò avevo avuto questi due insegnanti, due poli. Uno mi portava vicino a Qom, c'è questa specie di pozzo dove pare che quando arriverà il nostro 12° imam, che sarà il nostro messia, dovrà uscire da questo pozzo e insieme a Gesù Cristo liberare il mondo. L'altro invece mi portava a fare delle passeggiate in montagna su Damavand per costruire il nostro corpo, perché praticamente ci voleva in qualche modo mandare rimanesse, e poi appunto dicevo questa cosa dello stupore, che lui si salva, è come se si salvasse mandando un altro in guerra, no? È come se, pur essendo lui in una situazione anche difficile, poi pensasse, ah, io dovrei essere come quel personaggio di quel film che va, si butta, si salva, eccetera, e in qualche modo manda avanti l'altro, per cui poi alla fine riesce a uscirne indenne. Ma non solo riesce a uscirne indenne, in tutta questa situazione, perché è la seconda parte del libro, poi ritorniamo alla prima, in cui si distrugge, c'è questa potenza immaginifica che fa parte del suo salvarsi evadendo, salvarsi costruendosi. Sì, veramente come se fossi protagonista di un film. C'è Diego De Silva, eccolo lì, che nel suo precedente libro aveva descritto una scena di il protagonista che parla in prima persona, quando si muove, si sposta, mette la giacca sulla spalla, tutti i movimenti che fa è come se ci fosse una cinepresa che lo riprende continuamente. Su quella pagina lì abbiamo fatto delle grasse risate a una presentazione. Effettivamente quell'età lì io lo vivevo in questo modo, era come se qualsiasi movimento facessi, qualsiasi cosa combinassi, ci fosse una cinepresa che mi riprendesse, perciò dovevo comportarmi in un certo modo, dovevo atteggiarmi in un certo modo, e ho avuto la fortuna di avere soprattutto mia madre, che era appassionata del cinema, e così anche i miei fratelli, e quindi noi di film ne abbiamo visto una marea. E ho visto anche dei film che probabilmente a quell'età lì non avrei dovuto vedere. Spesso e volentieri racconto anche dei film iraniani a metà degli anni 70, a metà del film sfioravano il porno, nel senso che immancabilmente c'era una scena dei due protagonisti completamente nudi che facevano l'amore per 5 minuti.
era un proprio obbligatorio mettere una scena di questo. E durante tutte quelle scene lì io dovevo lavorare di fantasia, perché o mia madre, o mio padre, o mio fratello mi metteva la mano sulla faccia, ma le orecchie rimanevano libere. E quindi, insomma, anche alcune volte facevano vedere veramente dei film la sera, loro mi costringevano ad andare a dormire perché facevano elementari, però il mio orecchio rimaneva ben teso per captare tutti i rumori del film, tutto quello che dicevano i protagonisti. Perciò ho vissuto la mia infanzia pensando proprio di essere il protagonista. Diciamo che la fede ha aiutato parecchio a inginocchiarmi, perché ovviamente, come tutte le religioni, tu credi che Dio sia esclusivamente con te. C'è un discorso di Khamenei di un paio di settimane fa che invitava ad andare alle elezioni che sono tra un paio di giorni del Parlamento, e concludeva il discorso che Dio con noi. La stessa cosa che diceva Hitler, la stessa cosa che diceva tutti, dal Medioevo, anche prima che arrivassero le religioni monoteiste, tutte le fedi pensano di avere l'esclusiva di Dio. E quando ti rendi conto che Dio ha creato l'universo, cioè l'idea iniziale è quello che Dio ha creato l'universo, ha creato il sistema solare, ha creato la Terra, ha creato poi tutta la popolazione, ma poi ha creato l'Iran, e in Iran ha portato la religione non sunnita, ma sciita. E tu hai i 12 imam che gli altri non ce l'hanno, in ignoranza, e a quel punto lì ti gonfi sempre di più, pensi sempre di essere l'unico, poi alla fine arrivi, neanche i vicini che sono sciiti come te, no, cos'è? Dio ha fatto tutto questo per te, sei il centro dell'attenzione, e ti convinci di questo, perché ti convinco adesso. Sicuramente i giovani, i quindicenni del 2011 hanno una visione completamente differente da quello che avevamo noi, perché sono cresciuti praticamente dalla mattina alla sera sentendo il Corano a tutto volume, preghiere, rottura di valle per le strade, che è diventata una normalità. La normalità, diciamo, la cosa anormale è arrivato con le parabole, internet e soprattutto tramite i libri che hanno cominciato a diffondersi sotto banco, di cui avevo fatto un incontro qua proprio su quello che si leggeva in Iran. Appunto ci raccontava uno degli ospiti che c'è stato un mercato di libri che si chiamava Copertina Bianca, perché queste copertine di libri... No, perché cioè, per stampare un libro ci vuole poco, per fare la copertina ci vogliono macchinari costosi. E quindi stampavano i libri che erano censurati e venivano di tutto. Io tutta quella parte di tutto questo trentennio della Repubblica Islamica mi manca, cioè non mi metterei mai a raccontare, racconto quello che conoscevo, l'Iran che conoscevo, che... Io quando sono andato in Italia ero una pecora nera, nel senso che al massimo i miei compagni di classe avevano conosciuto un tedesco in spiaggia, un olandese. Trovarsi accanto un iraniano di cui avevano sentito parlare di bombe, rivoluzione, guerra, che mi ha scioccato a vedere che avevo un compagno di classe che tornato a casa dicendo ai suoi che era un vicino di banca che era un iraniano, la madre aveva detto di fare attenzione, che proprio di getto, impiegandoci davvero poco, dicendo al lettore che ero molto avanti, in realtà ero molto indietro. Beh, questo è... siamo tutti bravissimi a mentire. A mentire, altrimenti non faremo questo mestiere. Però era in un certo modo, questo libro era l'ultimo, doveva essere il sesto capitolo del Salamanca. Però Salamanca, quando sono arrivato al quinto capitolo, ho detto basta, questo libro deve finire così, non devo aggiungere nient'altro, perché nessuno...